Sì, oggi diciamo che abbiamo rendicontato quella che è stata l'attività di un progetto che ha visto Ampas e Croce Bianca, in prima persona, essere arrivata seconda in Italia in un contest con diverse realtà provenienti da diverse regioni d'Italia. È una soddisfazione chiaramente da parte nostra, ma soprattutto una grande utilità, un'utilità sociale che ha visto insieme il 101, la Girandola, il Club dei Piccoli di Rio Torto e appunto Croce Bianca e il mondo Ampas, insieme per cercare di sviluppare una coesione, una condivisione di vita senza barriere, senza limiti, con ragazzi che avevano anche qualche piccola limitazione. È stato particolare perché vivere una quotidianità con gli animali nel Club dei Piccoli di Rio Toto credo abbia permesso a tutti di stare insieme in un modo diverso, naturale e davvero senza barriere. Progetto che è stato apprezzato e preso in esempio a livello nazionale, per noi un orgoglio, ma soprattutto l'utilità. E al di là appunto di quello che abbiamo fatto, con gli organizzatori ci siamo promessi di continuare in altre forme per dare la possibilità a chiunque di poter avvicinarsi al nostro mondo e di condividere una piccola normalità. Entriamo nel dettaglio di questa mattinata che si è tenuta qui nella sede di Croce Bianca in via Emilia Parmense. Cos'è accaduto? Chi avete incontrato? Oggi abbiamo appunto presentato quello che effettivamente è stato il progetto, quindi negli ultimi mesi ci siamo incontrati presso il Club dei Piccoli di Rio Torto con i ragazzi anche dell'associazione La Girandola. Lì sono state volte attività anche ludiche con gli animali della fattoria di Rio Torto, proprio per avvicinare i ragazzi al mondo della natura e al mondo del volontariato. Nello specifico hanno partecipato anche dei nostri volontari a queste attività. Inoltre abbiamo fatto degli incontri qui da noi, presso la nostra sede, con dei nostri formatori per spiegare ai ragazzi della Girandola quale fosse il mondo sanitario, per farli avvicinare a dei volontari in divisa arancione che molto spesso purtroppo crea un po' di agitazione, soprattutto in un contesto emergenziale, e proprio per fargli vedere che noi siamo lì per aiutarli e non c'è nulla di cui avere paura. Oggi è, diciamo, un po' la conclusione di quello che sono state le attività di questi mesi, quindi abbiamo avuto, diciamo, la partecipazione soprattutto del Club dei Piccoli e della Girandola, dove sono state presentate un po' le attività con anche soprattutto molte foto. Abbiamo qui infatti una mostra fotografica che lasceremo qui da noi sabato e domenica, questo weekend, per poter far vedere effettivamente alla popolazione che volesse venire cosa è stato fatto anche attraverso una memoria fotografica.